prepariamo per la deposizione del monumento. Avanti il confalone, avanti la bandiera dei lanci, tutte le altre bandiere rimangono lì. Di qua, di qua. Di qua, prego. Buon falone. Non c'è nessuno che la porta? Porto io. Ciao.
cioè sono partiti tutti. Thank you.
Che passi. Adesso mi chiude il portino o devi stare registrare la tua? Non so. Vabbè, adesso intanto faccio entrare loro. Sì, va bene. La chiesa celebra la festa di San Marco Evangelista, campo d'ingresso numero 127, Chiesa di Dio.
all'inizio di questa Eucaristia in cui ricordiamo San Marco, ma anche in cui affidiamo anche la nostra Italia, ecco, vogliamo domandare perdono al Signore di tutte le nostre mancanze e chiedere che siano colmate dalla Sua grazia. Tu che sei nostra pace, Kyrie eleison. Tu che sei nostra Pasqua, Kyrie eleison. Tu che sei nostra vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra. Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore. Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto, è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Annuncerò ai fratelli la salvezza. I cieli cantano le tue meraviglie, Signore.
la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore? Chi è simile al Signore fra i figli degli dèi? Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore. Beato il popolo che ti sa acclamare. Camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno del tuo nome. Si esalta della tua giustizia. Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore. Seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, cerca di venire presto da me, perché Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo, ed è partito per Tessalonica. Crescenti è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è con me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tichico a Efeso. Venendo portami il mantello che ho lasciato a Troade in casa di Carpo e i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro, infatti, mi ha procurato molti danni. Il Signore mi renderà secondo le sue opere. Anche tu guardati da lui, perché si è accanito contro la nostra predicazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito. Tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A lui la gloria nei secoli dei secoli. Parola di Dio. Sono mandati a portare la pace del Signore,
unica nel Vangelo, è con la pace di Dio, quella che travalica tutte le nazioni. Questa pace, la pace ci conduce ad avere pace innanzitutto all'interno di noi stessi, la capacità di mettere da parte il proprio egoismo e di offrirsi agli altri in gesti di gratitudine, in gesti di servizio per i propri fratelli. Ecco, andare come dei discepoli vuol dire proprio avere una certa sproporzione nei confronti del mondo. Non sono mai sufficienti coloro che annunciano il Vangelo, non sono mai sufficienti coloro che annunciano la pace. Ecco, però sappiamo di non essere da soli, sappiamo di avere il Signore con noi. E in questa giornata noi festeggiamo anche la liberazione da una schiavitù, da una tirannia. Il Presidente, il nostro Presidente della Repubblica ha detto così, che bisogna guardare alla pace, spingere alla pace, ma non lasciarsi abbattere dai soprusi, dalle ingiustizie. Ecco, io penso che un buon cristiano deve lottare contro le ingiustizie con gli armi della pace, della preghiera, e aiutando, ecco, ringraziando chi in questi anni ha lottato contro queste ingiustizie, dando la libertà di poter annunciare il Vangelo, dando la libertà di poter dire quello che uno pensa. Noi le diamo per scontate queste cose, ma se ci guardiamo un po' più in là del nostro naso, vediamo che queste cose non sono proprio scontate. Ecco, forse adesso noi viviamo un momento in cui queste cose ci balzano all'occhio perché ci toccano da vicino, ma il mondo è pieno di luoghi, di posti in cui non si può esprimere la propria opinione, il proprio credo. Ecco, noi dobbiamo veramente spenderci perché nel mondo ci sia la pace, spenderci perché nel mondo si possa esprimere il proprio pensiero, si possa essere degli uomini, delle donne libere, si possa poter professare il proprio credo con forza, con libertà. Ecco, chiediamo proprio al Signore che doni anche a noi questa capacità, la capacità di essere degli operatori di pace, che sanno mettere di fronte e davanti a loro la virtù degli altri, sono capaci di mettere da parte il proprio egoismo, ecco, per rendersi veramente disponibili ad essere dei costruttori e dei difensori della pace. Sacerdoti, consacrati e laici, collaborino
vita comunione sostenendosi l'un l'altro con l'affetto fraterno, preghiamo. Perché ciascuno di noi si senta personalmente inviato dal Signore Gesù e accogliendo il suo invito con slancio missionario diventi messaggero di pace per i fratelli, preghiamo. Perché il Signore liberi i caduti di tutte le guerre e tutti i defunti da ogni colpa, accogliendoli nella gioia del cielo, preghiamo. Donaci, o Padre, di condividere un giorno con San Marco la felicità del cielo, come oggi onoriamo sulla terra la sua gloria, con cuore devoto, per Cristo nostro Signore. Prima di presentare i nostri doni e la nostra vita all'altare, ci scambiamo lo sguardo di pace. Thank you.
scese dal cielo, si umiliò fino alla condizione di servo e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. Accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Un amore che non conosce confini ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome, il suo corpo e il suo sangue, e la potenza dello Spirito Santo rende presente sull'altare. La vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e dei suoi discepoli, stando a messa tra i suoi discepoli, prese il pane, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, prese grazie con una preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e alzando gli occhi al cielo, a te, a Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete in memoria di me, predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno finché di nuovo verrò a voi dal cielo. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua vita. Il mistero che celebriamo, Padre, è l'obbedienza al comando di Cristo. Manda tra noi in prestazione sacrificale colui che l'ha istituita, perché la presenza del Figlio tuo in questo sublime sacramento doni pienezza alla nostra fede. Offriamo il vero sacrificio, concedi di comunicare alla viva e misteriosa realtà del corpo e del sangue del Signore. Degnati, oh Dio, di accogliere questo sacrificio pasquale, uniti alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, a San Giuseppe suo sposo, Sant'Ambrogio, San Eusebio, San Rocco e tutti i santi, insieme con il Papa nostro Francesco, con il nostro Vescovo Mario. Noi te lo offriamo con cuore umile e grato, con la tua Santa Chiesa diffusa su tutta la terra, che è radunata dalla potenza dello Spirito Santo, nell'amore del suo Redentore. Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia, per i nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno. Serva scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione del Signore nostro Gesù Cristo. Con Lui e con lo Spirito Santo, a te, o Padre, è l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Amen. La gioia.
con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto i tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, gloria e unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
Preghiamo. Dio onnipotente, il dono ricevuto alla tua mensa, ci santifichi e ci confermi nella fedeltà al Vangelo che San Marco ha trasmesso alla tua Chiesa per Cristo nostro Signore. La preghiera del ribelle, scritta da Teresio Rivelli e Carlo Bianchi. Teresio Rivelli, partigiano del Comasco, ucciso 29 anni nel lager di Elsbruck per un violento calcio al ventre mentre faceva da scudo a un giovane prigioniero ucraino brutalmente pestato. Signore, che fra gli uomini drizzasti la tua croce in segno di contraddizione, che predicasti e soffristi la rivolta dello spirito contro le perfidie e gli interessi dominanti, la sordità inerte della massa. A noi, oppressi da un giogo numeroso e crudele, che in noi e prima di noi ha calpestato te, fonte di libera vita, dalla forza della ribellione. Dio, che sei verità e libertà, facci liberi e intensi, alta nel nostro proposito, tendi la nostra volontà, moltiplica le nostre forze, vestici della tua armatura. Noi ti preghiamo, Signore, tu che fosti respinto, vituperato, tradito, perseguitato, crocifisso, nell'ora delle tenebre ci sostenti la tua vittoria. Sì, nell'indigenza viatico, nel pericolo sostegno, conforto nell'amarezza. Quanto più s'addensa e colpisce l'avversario, facci limpidi e diritti. Nella tortura serra le nostre labbra. Spezzaci, non lasciarci piegare. Se cadremo, fa che il nostro sangue si unisca al tuo innocente e a quello dei nostri morti. Accrescere al mondo giustizia e carità. Tu che dicesti, io sono la risurrezione e la vita, rendi nel dolore all'Italia una vita generosa e severa. Liberaci dalla tentazione degli affetti, veglia tu sulle nostre famiglie, sui monti ventosi e nelle catacombe delle città, dal fondo delle prigioni, noi ti preghiamo. Sia in noi la pace che tu solo sai dare. Signore della pace e degli eserciti, Signore che porti la spada e la gioia, ascolta la preghiera di noi ribelli per amore. Amen. Invochiamo allora la benedizione del Signore sul nostro mondo, perché vi sia sempre la pace, sia difesa la giustizia. Il Signore sia con voi. Amen.
Adesso si devono cambiare, voi dovete venire qui e gli altri. Onore a tutti! Thank you.
Allora, prego la banda. Dobbiamo uscire di là. Siamo di là. No, siamo di là. Associazione di danno combattentistiche. Avanti l'associazione di danno combattentistiche. Solo le bandiere. Thank you.
Sì, dopo io lo metto su il transfer, così dopo le... Non so se magari le mando a Moritz come l'altra volta, o te trovo... No, è andato direttamente. Ah. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa manifestazione del 25 aprile, lascio la parola a un rappresentante dell'ANPI. Autorità civili, autorità militari, autorità religiosi, cari cittadini, il 25 aprile rappresenta la data fondativa della nostra democrazia, oltre che di ricomposizione dell'unità nazionale, una data in cui il popolo e le forze alleate liberarono la nostra patria dal giogo imposto dal nazifascismo. Queste sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Soprattutto in questi anni, dove la pandemia e la guerra hanno fatto irruzione nelle nostre coscienze con un sovraccarico di ansie difficili da sopportare. In questi decenni, troppi conflitti hanno devastato intere nazioni. Le superpotenze del pianeta si sono passate la mano nell'aggredire e seminare morte e distruzioni tra popolazioni inermi. Ora tocca all'Ucraina subire un'invasione, dopo 8 anni di guerra tra il governo di Kiev e i separatisti del territorio del Donbass. Il gestore della macelleria è la Russia di Putin, mentre i titolari di altre imprese sanguinose restano in attesa degli eventi o buttano benzina sul fuoco. Gli ucraini hanno bisogno di aiuto e noi pensiamo che ogni sostegno umanitario debba essere riconosciuto, compreso il diritto alla difesa. Alcune anime belle credono di decidere chi abbia il diritto di reagire e chi no. Noi pensiamo che chiunque abbia il diritto di reagire sia aggredito militarmente e finora il governo italiano e il Parlamento hanno fatto la loro parte. Certo, non siamo tra quelli che si sono abbandonati per anni in amorosi sensi col capo della Russia, esibendo magliette o complimentandosi con lui nella Crimea occupata e ora fingono di non conoscerlo. Gli oligarchi di casa nostra li conosciamo bene, così come sappiamo dei loro affari con quelli russi, perché questa guerra è un affare innanzitutto economico legato al potere. I nostri padri hanno usato le armi, Sten, Ben, Thompson e Tritolo contro i nazifascisti. Sono servite a far finire prima la seconda guerra mondiale, che fu combattuta in prima linea e alla fine vinta. Sappiamo che le forniture di armi oggi possono servire all'Ucraina per difendere il suo diritto a non trattare la resa quando ciò avverrà con il cappello in mano. Ma sappiamo anche che le altre armi prolungheranno la guerra e faranno ancora troppi morti tra quella povera gente, oltre a generare un'escalation globale. Avremmo voluto che quanti oggi si prodigano senza rischiare un solo uomo a incoraggiare il presidente Zelensky a resistere a ogni costo, avessero messo in campo tutta la loro capacità politica e diplomatica per raggiungere un'intesa duratura e garantita. È ancora possibile? Noi pensiamo di sì. Anche perché forse non tutti si rendono conto di cosa accadrebbe oggi nel mettere in mano gli arsenali. Per questo sarebbe auspicabile non partecipare a nessuna guerra, nemmeno per procura contro la Russia o contro un'altra nazione. Noi non vogliamo che un conflitto giocato sulle emozioni e sulle rivincite possa scoperchiare il vaso di Pandora. E la maggioranza degli italiani lo ha ben chiaro, anche perché lavora fino alla fine del mese e non ha intenzione di aggravare le proprie condizioni di vita a causa di controversie internazionali non sempre facili da capire.
Ovviamente, a prescindere dalla natura del suo governo, l'Ucraina ha pieno diritto a non essere invasa, aggredita militarmente e distrutta economicamente. L'Ucraina è uno Stato sovrano e deve essere salvaguardata la sua integrità territoriale, a prescindere dal suo ordinamento. Non può e non deve riguardarci l'ordinamento interno di quel paese. Può e deve riguardarci, invece, salvaguardarne l'esistenza. Allo stesso modo avevano diritto di essere aggrediti, avevano diritto di non essere aggrediti, invasi e distrutti, l'Iraq, la Siria, lo Yemen, l'Afghanistan, prima dai russi e poi dagli americani. Eppure questi paesi sono stati aggrediti, spesso nell'indifferenza generale e fuori dalla legalità. È necessario superare un'ambiguità e un'ipocrisia che rendono le nostre aggressioni sempre giuste, perché noi siamo i buoni, mentre quelle degli altri sempre sbagliate, perché loro sono i cattivi. Dobbiamo provare a guardare le cose anche da un'altra prospettiva. Allora forse capiremo perché una grande parte del mondo, comprese molte democrazie, ha opinioni diverse dalle nostre, anche sulla sporca guerra di Putin. Stiamo parlando di grandi paesi, democrazie più o meno compiute, come l'India, il Sudafrica, molti paesi del Sud America, Israele e la Turchia, per non citare la Cina. Tutte nazioni con cui bisogna avere rapporti. La politica si fa con il realismo, altrimenti sei solo degli ipocriti. E con l'ipocrisia si possono vincere alcune guerre, ma non si potrà mai vincere la pace. Capire è la prima cosa che va fatta se vogliamo avere una politica che tenga dentro, includa e dia uno sbocco utile a determinare equilibri e modalità di coesistenza pacifica nel mondo. Chi chiude frontiere, costruisce muri e discrimina non è costruttore di pace, non basa la propria esistenza sul rispetto reciproco e sulla libertà. La storia della nostra specie è stata sempre maggiormente segnata dall'odio, dalla malvagità e dalle guerre, non dagli atti d'amore. Forse perché l'amore è meno confortevole e spesso faticoso a causa dell'egoismo imperante. O forse perché gli atti d'amore esistono e sono anche tanti, ma sono quasi sempre invisibili. Sentiamo tremule voci di chi vuole delegittimare l'ANPI e distruggerne la storia e i valori. Probabilmente perché ha molto da nascondere dal passato. Non ci hanno intimorito i nazifascisti, non riusciranno gli odatori di professione. La nostra strada resta quella tracciata dai partigiani e dai cittadini che hanno saputo resistere per ridare onore a un paese moralmente annientato. Una lotta tenace, paziente e coerente, e ancora oggi necessaria. L'ANPI è e sarà sempre contro ogni prepotenza, soffuso e violenza, che toglie il libero arbitrio a persone o popoli, perché lì si annidia l'odio e il disprezzo del genere umano, l'uso strumentale degli altri, il mare e la morte. Il bene, la pace, la libertà, la democrazia e la vita stanno da un'altra parte. Questi sono i valori fondanti di un'adesione consapevole all'ANPI. Questo significa essere partigiani oggi. Si ripongano le armi, una tregua per arrivare alla pace, attraverso un vero negoziato. Infatti, che vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di macerie? Le parole di Papa Francesco sono anche le nostre. Prima di fare il mio discorso istituzionale, permettetemi di ringraziare tutti gli intervenuti, le forze dell'ordine, la nostra banda. Io dimenticherei sicuramente qualcuno se annunciassi nome per nome, quindi le associazioni d'arma, i nostri cerimonieri, grazie davvero al bersagliere Vescio e al nostro alpino Gariboldi, sono stati impeccabili e hanno fatto sì che questa cerimonia venisse nel migliore dei modi. Però ho sempre un qualcuno a cui dare il precedente, sono i ragazzi. I ragazzi perché mi viene in mente che gli stessi ragazzi della loro età in questo momento sono in Ucraina in un seminterrato a riparo dalle bombe. Quindi io in un discorso precedente dissi, ed è una cosa attualissima, che la libertà è avere una scelta. Quando uno ha il potere di scegliere vuol dire che è libero, e i ragazzi devono ricordarselo bene. Autorità civili,
autorità militari, religiose, cari concittadini. Quest'anno, in occasione della festa della liberazione, ricorderò una storia vera che inizia così. Carissima Cicci, stasera mi fucileranno. Non piangere troppo per me. Saprò morire da soldato. Mi spiace non poterti vedere ancora una volta, ma questi sono i casi della vita. In questi mesi di montagna ho sognato tanto la vita che avremmo condotto insieme per sempre se tutto fosse andato bene. Giorgio Paglia aveva 22 anni quando scrisse queste parole alla ragazza. Erano tutti e due partigiani, lei giovane studentessa, lui ex soldato, incontratisi e innamoratisi nel 1940. Nel 1943 avevano messo in piedi una rete clandestina con la quale salvavano bambini ebrei dalla deportazione. Poi Giorgio andò sulle montagne a fare il partigiano. Lei rimase a Milano a occuparsi delle comunicazioni. Il 17 novembre del 1944 Giorgio fu rastrellato assieme ad altri 7 partigiani. Quando scoprirono che suo padre era una medaglia d'oro caduta nella guerra d'Etiopia, gli offrirono la grazia. Non l'avrebbero fucilato, ma quando Giorgio si accorse che si sarebbe salvato lui, ma non i suoi 7 compagni, rifiutò. Lo fucilarono assieme agli altri. Ebbe solo il tempo di scrivere quelle righe alla sua fidanzata. Si sarebbero dovuti sposare dopo la guerra. La sua storia è rimasta sconosciuta per decenni. I due si erano promessi di non raccontare niente di loro. Fino a quando Cicci, Maria Luciana Vandone, non decise di raccontarla qualche anno fa rendendo la nota. Maria Luciana oggi non c'è più. È venuta a mancare all'età di 97 anni. In questo giorno ricordiamo entrambi il valore della loro vicenda e del loro eroismo. Questa storia ci insegna che la forza e la potenza degli ideali di libertà possono portare al sacrificio della propria vita. Ci insegna anche che il bene si fa in silenzio. Pur desiderando di vivere sempre in pace e ripudiando la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, come recita l'articolo 11 della nostra Costituzione, dobbiamo ammettere che questa storia si può tranquillamente rapportare ai giorni nostri e alla situazione che incombe in Europa e in Ucraina. È un nostro preciso dovere non dimenticare né Giorgio Paglia, né Cicci e nemmeno uno solo dei partigiani che persero la vita per dare a noi la possibilità di essere un popolo libero. Rispettiamo questa libertà di cui tante volte abusiamo, che tante volte strumentalizziamo e troppe volte diamo per scontata. Viva la festa della liberazione, viva il 25 aprile. Il sindaco di tutti. Grazie ancora a tutti. Io non so se è qui, però volevo fare gli auguri a mia mamma. È il suo compleanno. C'è il rifresco qui.